Martina Miceli, prima partita di campionato di una stagione che sicuramente sarà stranissima, 26-9, importava il risultato anche se la differenza tecnica fra le due squadre era evidente già alla vigilia. Cosa di buono hai visto, al di là della vittoria ovviamente, in questa partita? Il risultato forse era la cosa che contava di meno. Tutto molto surreale, oggi dicevo alle ragazze che quasi... io personalmente, ma Tania o tutte le ragazze, c'è quasi un senso di vergogna di pensare di giocare a pallanuoto o di provare piacere nel ritornare a giocare a pallanuoto. In questo momento sembriamo quasi fuori dal mondo, per cui Questi sono proprio quei momenti in cui ci si rende conto che siamo veramente delle privilegiate, che facciamo quello che chiamiamo, lo facciamo circondati da persone che amiamo, per cui veramente in questo momento la cosa importante è rendersi conto realmente che siamo veramente dei gran fortunati. C'è tanto lavoro dietro per arrivare a questa partita di oggi e le ragazze si sono divertite, perché comunque è sempre una bella cosa ritornare a giocare. E speriamo di andare avanti in questo percorso nel migliore dei modi. Sappiamo che avremo imprevisti lungo la strada in ogni momento, come è successo fino a ieri sera, per quanto riguarda Valeria che si è infortunata nell'unico allenamento della settimana. Sappiamo che sarà tutto un anno così, ma noi siamo l'orizzonte, come dice il nostro presidente, siamo un passo avanti e dobbiamo esserlo sempre. La prossima partita è fra praticamente due settimane, non ci sarà sicuramente una continuità agonistica in questa stagione, come si può gestire, come gestirai anche l'entusiasmo e la voglia di giocare di un gruppo che già ha un gap dalla scorsa stagione con le partite assolutamente importanti. Poi nel mio modo di giocare, che in teoria si lavora tanto per cercare degli automatismi, trovare degli automatismi con tutta questa intermittenza di campionati, di quarantena o di vari imprevisti è veramente impossibile, per cui cerchiamo di prendere ogni occasione e di farla diventare oro. Oggi una nota positiva è arrivata sicuramente all'ingresso, soprattutto alla seconda parte di gara, di tante giocatrici giovani prodotto del vivaio rosso-azzurro. C'è ad esempio Marta Giuffrida che ha firmato una doppietta, tutte entrate con personalità, ovviamente devono crescere, però è una di quelle note che rendono ancora più lieta la giornata, no? Sì, sicuramente, ma forse mi aspettavo io che le conosco, le vedo tutti i giorni, so che mi potevo aspettare molto di più anche da loro come da tutte le altre. Sicuramente per loro è più difficile, perché ritrovarsi da protagoniste in un palcoscenico del genere è sicuramente più difficile. Infatti hanno fatto degli errori, ma più che altro di panico da situazione, panico da palcoscenico. Però è giusto che crescano e sono la miglior pallanuoto giovane catanese, per cui è giusto che inizino a prendersi le loro responsabilità. L'ultima domanda è su Laura Barzon, che è entrata con tutta invece la sua personalità, la sua esperienza e la sua caratura tecnica in questa squadra. Oggi è una partita strepitosa per lei, bene per tutte, ma lei forse un po' più in vista rispetto a lei. Ma al di là della partita, lei è entrata in maniera strepitosa proprio nella nostra squadra ogni giorno, per cui questa per noi è la cosa importante. Poi la partita è la conseguenza, è il divenire di quello che succede ogni giorno fuori dall'acqua e durante gli allenamenti. Lei è una ragazza splendida, abbiamo fortemente voluta, la volevamo già da qualche anno e siamo contenti che si trovi bene. Grazie.